Seconda parte di TRG Mattino, in questo lunedì 4 di maggio, cultura, spettacoli e società in primo piano sulla la Nazione, nella rubrica intitolata Il Caffè. Ecco il lato sexy del coraggio, si legge. Milo Manara, dal suo isolamento sulle colline della Valpolicella, celebra le donne che combattono il Covid-19 con alcune vignette. Breve ne vedremo anche una che invece ha confezionato Renzini. Infermiere, fornaie, carpentieri, capotreno, Milo Manara celebra nei suoi disegni le donne che combattono proprio il coronavirus in questo collage di quattro vignette. Qui proprio il disegnatore nativo di Bolzano, di Lusonna, Bolzano, 74enne in foto. I disegni finiranno all'asta per finanziare tre ospedali, hanno il fascino che arriva dallo sguardo, ha dichiarato Manara, questo sulla Nazione. Mentre sul Messaggero, per trovare la verità uso l'immaginazione, la regista Comencini racconta il suo film Tornare, in uscita oggi on demand. Una donna incontra da adulta la se stessa 18enne. Il passato e il presente convivono, ha dichiarato, mentre Star Wars Day diventa virtuale tra streaming e celebrazioni online. Proprio lo scorso anno c'è stata a Gubbio la mostra itinerante di Star Wars. Disney propone i classici l'anteprima del docufilm sulla serie The Mandalorian, e su Twitch l'incontro con alcuni protagonisti della celebre saga di George Lucas. Mentre morto suicida John LaFia, il regista della bambola assassina cult horror di fine anni 80. Questo per gli spettacoli. Possiamo vedere, parlando proprio di vignette, abbiamo visto i disegni di Milo Manara sulle donne. Possiamo vedere invece questa confezionata da Renzini, unico distanziamento rimasto 3 metri sottoterra per quanto riguarda l'Italia economica del 2020. Un po' di, possiamo dirlo, black humor per la circostanza con la il titolo di un libro di Federico Moccia, 3 metri sopra il cielo, qui 3 metri sotto terra, vista la situazione economica alquanto disastrata. Questo dunque per il lato di cultura e spettacoli. Torniamo invece sulle pagine del Corriere dell'Umbria, partendo con le notizie di carattere tipicamente sportivo, partendo proprio dal Perugia Calcio, che ha il rebus stipendi da in qualche modo cercare di mettere in chiaro. Grife stipendi, sono giorni clou, difatti titola il Corriere. Il Viminale dà l'ok per allenamenti individuali anche per gli sport di squadra. Perugia in attesa, in settimana previsto un confronto fra Santo Prado e una delegazione di calciatori. In foto a Leandro Rosi che si allena a casa, mentre l'ex Baldini giura sul futuro di Nicolussi Caviglia, grande professionista, si allenerebbe 10 ore al giorno, ha dichiarato. Serie C, le linee guida di Terni col cuore, sì a vestiti, cibo e istruzione. Mentre nel taglio in alto, Atanasevic, ok, intervento di pulizia al ginocchio. L'opposto della Sir dopo l'operazione a Perugia, saluto tutti e ringrazio uno staff medico di alta qualità, ha dichiarato qui proprio Alexander Atanasevic, operato a Perugia per un intervento di pulizia al ginocchio. Tornando a parlare di calcio, tornando a parlare di Serie C, Gubbio sarà un Gubbio da primi posti. Gian Marioli, dopo la riconferma con Torrente, lavora per la prossima stagione. Siamo ambiziosi e vogliamo arrivare in alto. Autogestione e sinergie in vista. Il direttore sportivo è gubino, quest'anno classifica cristallizzata e retrocessioni bloccate. Orgoglio rosso-blu, a me Vincenzo fa enorme piacere la fiducia del presidente. Abbiamo anche sentito proprio noi giovedì scorso in un'intervista il presidente Notari, che ha di fatto riconfermato, anche se ancora non c'è il nero su bianco, ha detto sia Gian Marioli che Torrente. Le prime tre volano in Serie B e l'ultima promossa, un mini spareggio tra seconde, terze e quarte. Qui Gian Marioli che fa un po' le carte a quello che potrà essere la situazione, visto che molto probabilmente non si riprenderà a giocare. Serie D invece, il Bastia 8 anni fa in quarta serie, dopo un'assenza lunga 16 stagioni, decisivo il 3-0 alla Nestor, mentre oggi il futuro si fa nebuloso per i biancorossi. CSI Perugia, post virus, il CSI si prepara a ripartire dai centri estivi, eventi determinanti e colonna portante, esperti e comitato si stanno riorganizzando, mentre il presidente Banditelli scrive alle società le vostre idee per ricostruire. Corsi, riunioni online per gli arbitri, ora è il turno della pallacanestro. Mentre in video chat il presidente nazionale Bosio incontra arbitri e giudici d'Italia. Tenete i fischietti pronti, ci sarà ancora
ancora bisogno di voi. Quando si ripartirà vi chiedo di essere disponibili a qualche sacrificio per riaccendere di nuovo i motori, ha dichiarato Bosio. Mentre, parlando di calcio a livello nazionale, Serie A, c'è il sì del governo, le squadre ora tornano ad allenarsi. Oggi iniziano Parma e Sassuolo, come annunciato già sabato, domani tocca a Bologna, Inter e Juventus. Dunque, chi manca all'appello? Il Milan che fa approfondimenti sanitari e l'Udinese che si sfila invece dal gruppo. La FIFA rilancia il calendario nell'anno solare, il modello è già applicato con successo in Sud America, il governo del calcio mondiale propone i campionati nazionali non più divisi per stagione calcistica, si legge. Anche il tennis, da oggi gli atleti fit sono di nuovo in campo, uno degli sport classificato tra i più sicuri. Il GP di Monza invece si farà ma a porte chiuse, si legge, dove c'è anche commissario di gara Leugubino Fondacci. Mentre MotoGP, Vinales torna nella gara virtuale di Jerez, alle sue spalle Marquez e Pecco Bagnaia, si legge proprio sul Corriere dell'Umbria per le notizie sportive. Passiamo invece alla Nazione, anche qui per fare il punto sullo sport, ripartendo proprio dal Perugia Calcio che ha la grana stipendi, è l'ora del confronto. Il presidente del Perugia in settimana incontra la squadra, ripartenza dell'attività a sedute individuali, il Grifo resta in attesa, si legge. Mentre Ternana, la ripresa in stand by, niente allenamenti alliberati, Patron Bandecchi, il campionato sarà interrotto mentre si potrebbero giocare i playoff e la finale di Coppa, ha dichiarato. Rugby Serie A, arrivederci torneo, tutto rinviato a settembre, la Barton Cus Perugia prepara intanto il futuro. E chiudiamo dunque con le notizie anche dal Messaggero per quanto concerne lo sport. Allenamenti, Grifo in stand by, dopo l'ok da parte del governo alle sedute individuali, il club aspetta istruzioni per riaprire i campi del Curi. Novità oggi e domani, le avversarie potrebbero accelerare la ripartenza, società e giocatori distanti sul taglio stipendi, i diritti TV nell'incertezza. Pesca sportiva, con il via libera gioiscono intanto in 4.000 nella regione, il calcio piange l'arbitro Claudio Caprini in Umbria, scomparso proprio nelle ultime ore, conosciutissimo soprattutto per le sue attività arbitrali. Mentre Foligno, David Siena per il basket è il più amato dai tifosi della UBS Lucky Wind, ora restiamo uniti, dichiara, parlando sempre di basket, lo spuletino Roberto Brunamonti qui in foto nella storia della Virtus, ma lo è da sempre praticamente l'ex playmaker anche della nazionale. Fere riprese in bilico, tornando a parlare di calcio della Ternana, Bandecchi frena ancora dopo il via libera agli allenamenti da parte del governo, il presidente avvisa, per ora non è prevista alcuna seduta a Liberati, ma la lotta in Serie C continua. Riparte anche il tennis, ma con un guanto e senza doccia, si legge in questa fase 2, mentre parlando di motori, anche se virtuali, Virtual Race, Petrucci lotta e arriva sesto. Da casa il campione ternano ha disputato la terza tappa del mondiale sul circuito spagnolo di Jerez della Frontera. Queste anche le notizie sportive dunque sul Messaggero, vediamo allora il meteo per quanto riguarda la giornata odierna, meteo che prevede una giornata ancora soleggiata con temperature più che primaverili, ma la giornata di domani potrebbe invece prevedere un nuovo ribaltone. Nella giornata odierna comunque previsto cielo sereno fin dal mattino e temperature in progressivo aumento nel corso della giornata fino a toccare quota 25 gradi. Da domani invece è previsto un nuovo ritorno alle perturbazioni con possibili piogge sparse in tutta la regione. Questo per quanto riguarda quindi anche il meteo, siamo in chiusura, ricordo gli appuntamenti su TRG nella giornata odierna dalle 14.45, la cerimonia dei funerali di Giovanni Colaiacovo in diretta su TRG, canale 11, dunque dalle 14.45 e in streaming da www.trgmedia.it, sezione streaming, dalle 14.45 i funerali dunque dell'imprenditore Giovanni Colaiacovo, mentre in serata 19.30 20.20 in replica poi il nostro appuntamento con l'informazione serale, mentre alle 21 questa sera non ci sarà The Show Must Go On, ma andrà in onda Hilariter, che per l'appunto dove si tornerà a parlare proprio di festa dei ceri, nonostante in questo 2020 sappiamo sarà annullata, ma comunque si farà questa sera in questo appuntamento con Hilariter dalle 21 circa su TRG canale 11 sempre. È tutto, TRG Mattino torna invece domani dalle 7.30 sempre con la nostra rassegna stampa e approfondimenti mattutini. Buona giornata e buona settimana a tutti voi.